Buonasera a tutti i web ascoltatori di Liberi.tv, una nuova puntata di Spazio Società Libera. Abbiamo con noi in collegamento diretto Vincenzo Olita, che è il direttore di Società Libera. Benvenuto Vincenzo. Buonasera Marco, a tutti voi. Buonasera a te. Allora, questo, come il nostro direttore ha annunciato poco fa, Gianni Colacione, siamo senza regia, perché il nostro splendido regista Donato Volpicella è rimasto influenzato, di conseguenza gli intermezzi sono stati un po', come dire, tranchant, nel senso che gli intermezzi che di solito ci sono, musicali, gli spot, sono stati tagliati di netto, e quindi adesso i nostri web ascoltatori si dovranno accontentare dei nostri faccioni, e noi ci avviamo subito a fare, come si dice, il nostro lavoro. E oggi parleremo di un argomento importante per Società Libera, quella che è una nuova fatica. Però Vincenzo, oggi è uscita la newsletter quindicinale, se non sbaglio, di Società Libera, giusto? Sì, quindicinale. Quindicinale, sì, ricordo bene. E oggi questa newsletter l'hai curata tu, ha un titolo, Una Domenica Qualunque, però non è stata una domenica qualunque, perché è stata una tua esperienza diretta in un ospedale italiano. Che cosa è successo? Niente, mi sono recato in un grande ospedale del Mezzogiorno per far visita a un parente, in un reparto oltretutto particolarmente delicato, che era un reparto di chirurgia d'urgenza, e in uno stanzone dove c'erano sei degenti, erano accompagnati da 39 visitatori, tra parenti, bambini e conoscenti. Io sono rimasto scandalizzato, voglio dire, anche perché ce n'era uno dei sei che in qualche modo non aveva nessuno a fianco al suo letto, se non i bambini e i parenti del letto a fianco, che gioivano perché le condizioni di salute del vicino di letto erano evidentemente notevolmente migliorate. E io ho scritto, non si capiva la sofferenza dove finiva e dove iniziava, per le condizioni mediche e sanitarie o perché non ne poteva più, come dire, di essere assediato completamente da questa turba di persone. Adesso, al di là della buona o cattiva educazione, che resta un fatto evidentemente individuale, ma io ho notato che alle 7 di sera di una domenica in un grande ospedale ci sono 4 camici bianchi di guardia chiusi in una stanza nell'infermeria, che si parlottano fra di loro e guardano la televisione. E mi sono posto, come dire, andando via, scandalizzato, arrabbiato anche, voglio dire, per quello che avevo visto, e mi sono posto la domanda: ma la politica dov'è? Evidentemente la politica non arriva a penetrare fin nel tessuto sociale fino in fondo, si ferma ai grandi sistemi, si ferma alle grandi enunciazioni, si ferma il più delle volte a promettere, quindi promesse di riforme tutti i giorni, via dicendo. Poi non cambia mai nulla, evidentemente, perché la politica vola più alto rispetto alla quotidianità dei cittadini e ai bisogni dei cittadini, anche se continuamente si fa, come dire, riferimento ai bisogni della gente, per cui tutti si propongono. Non cambia nulla, cambiano solamente i promettenti, perché molto probabilmente in questo rimpasto di governo, come io amo definirlo, perché non è nulla di nuovo se non un avvicendarsi di alcuni personaggi e via dicendo, potrebbe anche cambiare il ministro della sanità, ma chi se ne accorge nell'ambito degli ospedali, chi se ne accorge negli ambiti degli ambulatori? Noi spesso pensiamo, e questo l'ho scritto, che i ministri pensano ai loro affari, c'è del malgoverno, c'è della cattiva fede, molte volte anche così, spesso a volte sicuramente è così, ma c'è un dato più profondo da tenere presente: l'incapacità della politica di governare il paese, no? Perché finché non selezioneremo una classe politica e dirigente capace di capire, non sembri strano quello che dico, capace di capire che cos'è fare politica e perché si fa politica, evidentemente c'è sempre una dicotomia
tra quello che si dice e quello che si fa a Roma e politica e via dicendo, e quello che poi la quotidianità e i bisogni di tutti noi. La politica non incide più sulla nostra quotidianità. Ci sono due mondi separati in qualche modo. Questo non significa evidentemente esprimere, scusami Marco, dell'antipolitica. Non si tratta di fare dell'antipolitica, si tratta solamente di avere la capacità di analisi e di fotografare quello che vediamo in giro per il mondo, perché qualsiasi struttura pubblica in questo paese non funziona, e se non funziona è perché evidentemente c'è una catena di comando che, partendo dalla politica, quindi partendo dal governo, scendendo per i ministeri e via dicendo, non arriva all'ultima caposala che troviamo negli ospedali. Così come la catena di comando non arriva, anche se lì la situazione è più complessa, nelle carceri, così come non arriva nell'assistenza agli anziani. Voglio dire, la gente si arrangia, si arrabatta per problemi e fatti suoi, quindi speriamo di capitare in una corsia d'ospedale dove ci sia un minimo d'ordine e anche della buona sanità, perché poi lì apriremo evidentemente un altro capitolo. Ma lo speriamo, se poi siamo sfortunati di capitare in un grande ospedale del mezzogiorno e di domenica sera ci troviamo in 39 più 6, in 45 in una stanza, voi capite che l'amarezza ti assale, no? Beh, ti credo. Vincenzo, tu diciamo a livello personale sei un po' un osservatore privilegiato, perché vivi a Milano, frequenti spessissimo Roma e hai origini campane, per cui sei molto spesso a Salerno. E sì, questo qui è un male che percorre in maniera diversa ma uniforme l'Italia da nord a sud, oppure siamo sempre alle solite con il divario delle regioni del sud rispetto alle regioni del nord? Cosa è cambiato negli ultimi anni? Bisogna, a mio avviso, dire che il divario c'è e sussiste, perché non fosse altro, come dire, l'esuberanza del popolo meridionale poi si trascina fin dentro una corsia d'ospedale. Oserei dire, come dire, che sarebbe quasi impossibile trovare 39 milanesi o abitanti a Milano tutti insieme in una corsia d'ospedale, anche perché tu poi mi insegni, essendo un meridionale come me, che spesso nelle nostre strutture ospedaliere la domenica pomeriggio diventa quasi un momento di ritrovo, di festa, quindi andiamo a trovare tutti insieme il nonno, andiamo a trovare tutti insieme la nonna, e quindi ci vanno 11 nipoti e 4 affini contemporaneamente. A Milano è difficile trovare 11 nipoti che vanno a trovare il nonno, insomma, parliamoci chiaro. Quindi è il tasso del numero di persone che accede agli ospedali di per sé già in partenza è notevolmente inferiore rispetto al resto. Quindi sicuramente non numeri di questo tipo ci troviamo nelle regioni del nord. Ciò non toglie, che nello stesso nord tu trovi gente seduta sui letti, che parla ad alta voce, adesso c'è l'uso dei telefonini, e quindi che utilizzano le proprie comunicazioni personali ad alta voce anche in una stanza dove della gente è stata operata. È una questione di buona educazione, è una questione di responsabilità individuale, però noi sulle responsabilità individuali, laddove non arriva la responsabilità individuale, dovrebbe arrivare un'organizzazione. Questo poi diciamo che è il primo sintomo del male peggiore, che è poi sostanzialmente la mala sanità in Italia, che parte, voglio dire, da tutto quello che accade quotidianamente nei nostri ospedali. I casi sono sotto gli occhi di tutti, ahimè, quotidianamente sugli organi locali, più che altro perché ormai non fanno più notizia sugli organi di informazione nazionale, e a per finire poi dopo la qualità del servizio offerto, per cui le liste nel pubblico e tutta questa propensione che chi può permetterselo si rivolge alla sanità privata, per cui deve fare così, e chi non può permetterselo
e soprattutto insomma, le fasce di reddito inferiori, le persone anziane, che poi sono quelle che hanno più bisogno di sanità, e sono alla mercé di questo sistema che non va. Guarda, prima di arrivare al diciamo al momento centrale di questa nostra trasmissione, ti volevo fare un po' anche una domanda. La domanda è la seguente: la tua valutazione politica su questo passaggio di consegne interno nel PD, senza passaggio in Parlamento, insomma questa sorta, chiamiamola staffetta, che staffetta non è perché negli ultimi giorni c'è stata una lotta all'interno del PD senza quartiere, per cui questo passaggio fra Letta si ipotizza quasi sicuramente Renzi. Tu cosa ne pensi? Ne penso in maniera pessima di quello che abbiamo assistito in questi giorni. Perché per fare una crisi di governo e cambiare uno il Presidente del Consiglio, voglio dire, ci devono essere delle motivazioni ben chiare, ben specifiche, perché se no evidentemente, come ha scritto qualcuno in questi giorni, siamo a levati tu che mi ci metto io. E allora i programmi di quelli che vorranno, che vogliono subentrare, non mi sembrano chiarissimi, anche perché al di là della velocità che il subentrante vuole in qualche modo dimostrare su le cose che ci sono da fare, come dire, non è di per sé una garanzia di cosa fatta bene. Cioè, voglio dire, hanno già provato sul discorso della legge elettorale, subito dopo le festività natalizie il sindaco di Firenze è venuto fuori, anzi il segretario del partito del PD è venuto fuori dicendo: vabbè, il 27 si approva la legge, il 27 gennaio la portiamo in aula e la approviamo, perché tanto aveva fatto l'accordo con Berlusconi. Poi si è già cominciato a dimostrare che così non è, il 27 di gennaio è passato da quel dì, ci sono stati alcuni rimandi, la newsletter per esempio di Società Libera di 15 giorni fa, scritta a quattro mani da me e il professor Ragazzi, evidenziava alcuni punti che non andavano. Adesso, al di là della mia preferenza per una legge elettorale che contempli le preferenze, che limiti quanto più possibile il premio di maggioranza, e se noi consideriamo che queste due cose praticamente erano uguali al Porcellum, di cui abbiamo tanto sparlato, mi verrebbe quasi da dire che siamo in presenza di un Porcellum bis. Ma ancora al di là di questo, il problema è che una legge elettorale va un attimo ponderata, perché io per esempio non ho timore a dire che il discorso sul Senato non mi sembra affatto chiaro. Cioè, se loro sono partiti dicendo bisogna fare tre cose insieme: rivedere il titolo quinto della Costituzione, bisogna eliminare il bicameralismo perfetto e quindi chiudere questo tipo di Senato e fare il Senato delle autonomie, e insieme a questa è la legge elettorale. Ma noi avevamo bisogno di una legge elettorale spendibile abbastanza in fretta, in modo da togliere il paese da questo ricatto che non si va a votare perché non c'è la legge elettorale. Per modificare il bicameralismo perfetto sappiamo che bisogna intervenire sulla Costituzione, se tutto fosse fatto in modo molto fluido, noi avremo bisogno minimo di 12 mesi per modificare la Costituzione, che significa che se si dovesse andare a votare prima dei 12 mesi, come ci comportiamo nei confronti del Senato? Nei confronti del Senato dovremo applicare, come dire, una legge elettorale che era quella precedente, quella bocciata dalla Corte Costituzionale, e staremo poi punto a capo ancora per 5 anni evidentemente. Mi sembra un po' un pastrocchio dal punto di vista, come dire, dello scorrimento fluido di un ragionamento politico. Perché? Perché bisogna, evidentemente qualcuno si è messo in testa che bisogna colpire l'elettorato, fino adesso non si è fatto nulla, assolutamente nulla, arrivo io, il Deus ex machina, e in qualche modo vi dimostro che farò tante cose. Beh, io devo dire,
Io devo dire, scusami Marco, che questa sera, prima di collegarmi con te, ho dato un'occhiata alle indiscrezioni sul sito, sul Corriere.it e via dicendo, e ho guardato quelli che sono i papabili ministri e via dicendo, c'è da farci cascare un po' le braccia, o perché andiamo, molto probabilmente i nomi non saranno quelli, come sempre succede, però il Corriere.it titola in questo momento 12 per 12 posti si fanno 50 nomi, ma adesso se non sarà quello sarà quell'altro, ma voglio dire in mezzo a quelli evidentemente si pensa di pescare. Allora ritorniamo al discorso dell'ospedale, ma al di là della buona o della cattiva fede, al di là della buona o della cattiva volontà, al di là di tutto questo che è un fatto prepolitico e via dicendo, ma la capacità di questi presunti o ministri in pectore, dove sta? Beh, guarda, punto di domanda. La competenza dove sta? Molto probabilmente sarà risolto tutto con i consigli dei ministri che saranno convocati alle 7 del mattino. Quindi diamo un altro, come dire, un'altra, una, cerchiamo di dare un'ulteriore immagine che i nostri amici politici alle 7 del mattino, come dire, lavorano già e via dicendo. Anche se poi qualcuno dimentica di dire che il resto della giornata la passano nelle varie reti televisive, certo, pubbliche e private, per il resto della giornata cercano di spiegare cose che poco attengono a quello che dovrebbe essere il lavoro ministeriale. È un, si parla... è un po' tutto quanto un ragionamento, diciamo, che si può semplificare con l'accetta dicendo che un po' di carta e un bel fiocchettino rosso per impacchettare il pacco della politica che viene propinato quotidianamente agli italiani, ecco. Infatti. E Vincenzo, se tu sei d'accordo, io passerei all'ultima domanda, che poi è la parte centrale di questa trasmissione di oggi. Fra l'altro stavo notando che abbiamo qualche minuto in più a disposizione oggi, da adesso ben 16 minuti e ne abbiamo consumato il caffè. Se di solito invece ci rosicchiano sempre i 3-4 minuti, quindi oggi stiamo larghi, come si dice. Allora visto che siamo larghi e tu hai accennato prima, fammi ritornare un attimo indietro. Ah, volentieri. Non sta bene neppure una crisi extraparlamentare che non passa, come dire, e che non venga discusso in Parlamento e via dicendo, a meno che non si considerino le direzioni dei partiti come terze camere, affiancare alla Camera e al Senato e via dicendo. Le cose vanno dette in Parlamento, vanno verificate fino in fondo in Parlamento, in modo che la gente possa capire di più chi vota a favore, chi vota contro, al di là di quella che poi la lotta all'interno di un partito come il PD, in cui ci si spacca tra una grande maggioranza e una piccola minoranza, voglio dire, no? Però noi come addetti ai lavori, nel senso che seguiamo più da vicino le cose e riusciamo anche a capirle, se non c'è, nei momenti in cui non c'è il passaggio parlamentare, ma mettiamoci nei panni della gente che, come dire, che non deve essere per forza esperto in diritto costituzionale o capire per forza quali sono i meccanismi e i funzionamenti interni degli organi dei partiti. E allora queste cose qui, c'è una sede in cui mostrare all'opinione pubblica nella sua complessità, evidentemente quella sede che è il Parlamento, diventa poi più facile capire quali sono le varie posizioni dei partiti e all'interno dei partiti. Quindi io sarei stato sicuramente favorevole ad un passaggio parlamentare. Certo, sono d'accordo con te. Allora Vincenzo, sabato 1 marzo, ore 9.30 a Roma, direi tu l'indirizzo e il posto, sì. C'è Società Libera, sta organizzando una riunione di molte componenti della galassia liberale italiana, il titolo del convegno è La passione per la libertà, non c'è un collegamento con le elezioni europee, questo è ben precisato, voglio dire, nei vari materiali che Società Libera sta proponendo. Tantissimi sono i temi di confronto e soprattutto dei temi
e delle proposte politiche che questo convegno ha l'ambizione di cercare di iscrivere nell'agenda politica italiana. Raccontaci tutto. Sì, tu hai già... Poi facciamo anche un po' di nomi, perché adesso sono già arrivate, diciamo, molte conferme di adesione, mancano pochi giorni, quindi è anche interessante dire un po' di nomi delle persone che parteciperanno. Sì, beh, devo dire, tu hai già dato l'informazione, il titolo è un po' diverso dai soliti che si danno ai convegni e ai seminari. Poi questo non vuole essere un convegno vero e proprio, ma vuole essere un seminario che abbia poi la possibilità di produrre alcuni risultati. In genere si distinguono dai convegni perché i convegni diventano dei momenti di passerella in cui poi ognuno va lì e dice tutto il contrario di tutto, semmai di chi l'ha preceduto. E qui abbiamo stretto molto, come dire, da un punto di vista del metodo, il nostro incontro. Intanto sotto un cappello, la passione per la libertà. Chi ha la passione per la libertà, come dire, è invitato nell'ambito del mondo del liberalismo di questo paese. E vuole essere un colloquio, un vero e proprio colloquio tra organizzazioni liberali. Nasce da un'esigenza con due discriminanti, a cui una l'accennavi tu. Siamo vicini a un momento elettorale, visto che il 25 maggio si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Qualcuno dice che forse saremo anche vicini alle elezioni politiche, adesso sembra in questi ultimi giorni che si siano un po' allontanate, ma non si sa mai, questo è un paese molto strano. E la discriminante è: non parleremo né di elezioni di nessun tipo e non vogliamo parlare di schieramenti politici, cioè qui abbiamo invitato una serie di organizzazioni che si rifanno al liberalismo, avendo ben precisato sin dall'inizio che gli schieramenti politici non ci interessano, cioè io posso essere simpatizzante del PD nel momento in cui vado a votare, posso non votare, posso essere simpatizzante del centrodestra, la cosa è scarsamente importante ai fini di quello che vogliamo fare. E questa discriminante diventa ancora più importante perché bisogna dire che alcune di queste organizzazioni che noi abbiamo invitato evidentemente sono molto più affascinate di come posso essere io o come può essere Società Libera nel suo complesso dal fatto elettorale, quindi sono già partiti come dire, a pensare che cosa fare in occasione della tornata del 25 di maggio. E quindi tu capisci che l'abbiamo messa proprio come paletti molto fermi, perché se una parte dei partecipanti interessa, evidentemente il fatto elettorale, e un'altra parte non gli interessa, evidentemente ci incamminiamo su due strade diverse e alla fine non c'è colloquio. Quindi butterei lì anche addirittura un altro slogan: fuori la politica politicante, come dire, dal nostro seminario, non ce ne importa nulla. E le proposte quali sono? L'obiettivo. Proposte, ecco appunto l'obiettivo. Sì, l'obiettivo. Ognuna di queste organizzazioni nel paese fa molto lavoro, organizza convegni, svolge un ruolo di think tank, di propulsore per quanto riguarda alcuni settori, alcuni argomenti. Voi sapete bene che Società Libera si dedica a un rapporto annuale sulle privatizzazioni, un altro fa un'altra cosa e via dicendo. Ci siamo chiesti, ma messi insieme tutto questo lavoro, visto che non parliamo di grandi organizzazioni evidentemente, l'opinione pubblica ha percepito che esiste un mondo del liberalismo, come dire, che al di là della quotidianità politica produce tutto questo lavorio, sforna tante idee, sforna delle proposte, i mezzi di informazione danno lo spazio necessario ad ognuno delle nostre organizzazioni, si chiamino essi il Partito Liberale, e cominciamo a fare un nome, o si chiamino un think tank come Società Libera. Secondo noi no, perché il lavoro che facciamo alla fine non è pari, la quantità di lavoro che facciamo non è pari a quello che poi arriva al grande pubblico.
perché evidentemente è frammentato in mille rivoli, perché appunto perché forse perché è frammentato in mille rivoli non viene colto dai mezzi di informazione per quello che dovrebbe essere. Cioè, per dirla in maniera più semplice, pur essendo bravini a dire delle cose sul liberalismo e via dicendo, nel paese questo si avverte poco. Ma questo non vale solo per la posizione della libera, vale per tutto un po' il mondo del liberalismo. E allora, ma tu pensi che questo problema di passaggio dei liberali arriva poco agli italiani, sia dovuto solo per un difetto e quindi un'esclusione, una censura che viene praticata dai grandi mezzi di comunicazione, oppure c'è anche una responsabilità da parte di tutti questi soggetti che non si organizzano con dei loro network? Perché noi abbiamo per esempio l'esempio di Grillo, che piaccia o non piaccia, lui il suo movimento l'ha costruito proprio attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Poi le elezioni, voglio dire, le ha vinte attraverso la furbata, però di far parlare di sé non andando direttamente in video, no? Questo grazie anche alla legge sulla par condicio. Però tutti questi gruppi e movimenti non sono portatori anche loro di un difetto, che non sanno organizzarsi in un network utilizzando nuova tecnologia? Sono vere tutte e due le cose, Marco, sono verissime tutte e due le cose. C'è una parte di responsabilità che attiene esclusivamente a noi che ci rifacciamo al mondo del liberalismo, perché, lo dicevo prima, perché siamo frammentati, perché non riusciamo a fare rete, perché ognuno di noi spesso è geloso dei propri prodotti culturali che andiamo elaborando, e questa è una parte di responsabilità che attiene esclusivamente a questo mondo, e questo è fuori di dubbio. Poi c'è anche la seconda parte, perché evidentemente non riuscendo a fare massa critica e via dicendo, scatta dall'altra parte, cioè dalla parte dell'informazione, scatta una sorta di difficoltà ad occuparsi anche di queste cose. Questo è sicuramente vero in ambedue i fronti. Poi c'è anche un altro tipo di incapacità da parte nostra, perché noi spesso, come dire, vogliamo troppo alto rispetto a quello che è, dicevo prima, i bisogni della gente. Noi spesso ne abbiamo parlato insieme in questa trasmissione, nel senso che se tu non ti occupi e non ripeti delle parole d'ordine o dai in qualche modo delle indicazioni che sono sempre politicamente corrette e quindi possono essere rientrare tranquillamente nel chiacchiericcio quotidiano che la stampa riprende anche sotto forma di gossip e via dicendo, tu non hai audience, perché come abbiamo detto delle volte con te, ma chi gli frega dei diritti umani degli uiguri o dei tibetani, iniziando dagli stessi liberali italiani? E allora, se gli frega poca gente, figuriamoci quanto possono rilevarlo questo i mezzi di informazione. A chi gli frega il problema del crimine organizzato inteso in un certo modo, che non è il modo del piagnisteo nazionale, che esistono i cattivi della mafia, i cattivi dell'andrangheta, e ogni tanto la polizia mette a segno dei grandi colpi, perché arresta sempre il primo dei primi 20 ricercati d'Italia, via dicendo. E se tu parlassi in questi termini, molto probabilmente il mondo liberale, la società libera, per esempio, avrebbe molto più ascolto. Ma se tu vai a fare dei convegni o rilasci delle dichiarazioni o scrivi degli articoli in cui dici, beh, tra Stato e criminalità voglio occuparmi più dello Stato e meno della criminalità, perché di criminalità si sa già tutto, con molta presunzione mi permetto di dire, perché quando abbiamo fatto il convegno a Firenze ultimamente su Stato e criminalità, io mi sono permesso di dire, e infatti questo può essere una delle proposte, ma perché non la sciogliete la commissione bicamerale antimafia composta da una quarantina tra senatori e deputati, la cui prima commissione è bevita nel 1962, se ricordo bene,
quindi parliamo di 51-52 anni di commissione antimafia, con quali risultati? E quando l'abbiamo fatto la prima volta, il Parlamento, la bicamerale, noi potevamo contare tre mafie nazionali. Oggi, dopo 51 anni di commissione antimafia, ne contiamo quattro nazionali e chi dice sei, chi dice sette, mafie internazionali, cioè non domestiche, non nostrane, che però operano su questo territorio. E tu capisci che parliamo in maniera politicamente scorretta, no? Sicuramente. Senti, nei quattro minuti che ci restano, i nomi i nomi che parteciperanno a questa assemblea, e in più ci può anticipare qualche tema. Qualche tema sicuramente. Allora andiamo veloci con i nomi. Sicuramente Valerio Zanone, perché come dire, capostipite di un certo tipo di liberalismo anche politico. E non c'è bisogno di presentare Valerio Zanone. Giancarlo Pagliarini, perché ex ministro della Lega, resta sempre, anche se molto attento ai problemi del federalismo, a mio avviso resta un uomo amante, come amo definirlo io, del liberalismo, con delle sfaccettature che, come dire, molto precise su quel versante. Una cosa che farà piacere anche a te è Valerio Federico, tesoriere, vice segretario dei Radicali Italiani, con cui abbiamo avuto un colloquio, e lui ha capito lo spirito con cui vogliamo avviare questo seminario, e quindi parteciperà appunto a nome dei Radicali Italiani. Voi stessi della radio, che siete indispensabili, il direttore del Danaro di Napoli, Alfonso Russo, Edoardo Croce, che ha questo sito a Milano che si chiama Carta Libera, si è aggiunto anche l'ex ministro della salute Girolamo Sirchia, presidente di un'associazione che si chiama Italia Yes, la Federazione Liberale Italiani, oltre al Partito Liberale Italiano di Stefano De Luca, e mi sembra più o meno di non averne dimenticati, qualcuno l'avrò dimenticato, ma più o meno sono o dei think tank o delle organizzazioni politiche partitiche, vedi il Partito Liberale o via dicendo, e poi c'è una serie di, come dire, di pensatori a ruota libera che abbiamo invitato lo stesso, anche se non rappresentanti, come dire, di specifiche organizzazioni liberali. I temi, allora l'obiettivo finale, dobbiamo dirlo in tre minuti, mi sembra di capire, l'obiettivo finale è questo: siamo capaci, la scommessa, visto che viviamo in un ambiente molto frammentato, siamo capaci di individuare quattro, al massimo cinque temi che abbiano questa caratteristica, che siano fruibili dall'opinione pubblica, cioè che non solo gli addetti ai lavori capiscano di che cosa stiamo parlando, no? Quindi di grandi sistemi o cose di questo genere, che abbiano la caratteristica di essere fruibili e spendibili anche come azione culturale, di mobilitazione, oltre che di azione culturale. E faccio alcuni esempi. I liberali non dovrebbero trovare delle difficoltà a mettersi insieme nel momento in cui noi vorremmo proporre la privatizzazione della RAI. Dovremmo essere tutti d'accordo sulla privatizzazione della RAI, da mille punti di vista, voglio dire, perché questo significa più libertà, significherebbe più libertà di informazione, perché questo significherebbe superare una cosa che una volta era un monopolio, oggi non lo è, è solo un carrozzone. A proposito di spending review, voglio dire, faremo anche un piacere a chi si occupa d'economia e via dicendo. Allora, se sulla privatizzazione della RAI fossimo tutti d'accordo tra gli intervenuti del 1 marzo, noi potremmo iniziare facendo una conferenza stampa e dicendo che non è l'organizzazione X e Y che vuole questo e via dicendo, ma è il mondo liberale, culturale e politico che propone questo,
e lo proporremo attraverso, perché no, una prima conferenza stampa e poi attraverso un convegno e poi attraverso gli articoli e poi mobilitando le nostre radio, le nostre web tv e poi mobilitando i nostri siti internet, fino a portare una massa critica di liberali, così come ci insegnano altre correnti culturali e politiche che non siano liberali, ci hanno insegnato andare anche in Viale Mazzini 14 a dimostrare fisicamente che il mondo liberale non ne può più di questo tipo di televisione. Vincenzo, non so se sono stato chiaro nel metodo. E abbiamo compiuto anche l'impresa di sforare questa sera di ben 2 minuti. Mi piace. E parleremo ancora degli altri temi allora. Parleremo poi dopo nella prossima puntata degli altri temi sicuramente, e io ti ringrazio come sempre della tua disponibilità e grazie per la presenza, per cui velocemente ricordo www.societalibera.org, iscrivetevi a Società Libera perché ha bisogno del sostegno di tutti per portare avanti questi importanti progetti. Con questo io saluto e ringrazio Marco, scusami, scusami solo per interromperti, solo per ricordare il luogo dell'appuntamento. Sabato 1 marzo a partire dalle 9.30 a Roma, presso l'Istituto Sturzo, che ci è particolarmente caro, il nome ci è particolarmente caro, via delle Coppelle 35 a Roma, a pochi passi dal Senato, benissimo. Grazie a tutti, adesso andrà in onda dopo di noi Voci Radicali a cura di Gianni Colacione, il nostro direttore, che farà questa Voce Radicale intervistando Giorgio Pagano, che è il segretario dell'Associazione Radicale Esperantista. Fra poco vedrete lo schermo nero oppure vedrete il pilota automatico che vi proporrà uno spot, non lo so se pochi secondi o un paio di minuti, e poi dopo apparirà Gianni Colacione. Buonasera a tutti, grazie Marco Marchese, grazie, linea a Gianni Colacione.